Enrico Luca e saluto gli amici del blog di Beppe Grillo. L'argomento della perdita di significato e di peso della parola mi riguarda perché sono uno che traffica con la scrittura. E più che perdita di senso della parola, credo che nei nostri tempi ci sia una perdita di responsabilità della parola. E cioè la parola è diventata prevalentemente pubblicitaria, cioè deve servire in quel momento a esaltare il proprio argomento, il proprio prodotto, ma poi non porta nessuna responsabilità se ferma il falso e può essere smentita in ogni momento, anche successivamente, la parola pubblica, senza che chi l'abbia pronunciata falsa ne subisca delle conseguenze. Cioè uno può dire una qualunque affermazione senza bisogno di verificarla, di controllarla, anzi sapendo anche che è imprecisa, usando e spacciando un vocabolario falso senza che se ne porti discredito, insomma, alla sua carriera e alla sua autorità. C'è una perdita di responsabilità della parola. Faccio un esempio, ecco. Quando i nostri governanti parlano di ondate migratorie, adoperano deliberatamente un vocabolo abusivo, quale quello di ondata, ma suggestivo, perché se si tratta di ondate, la parola stessa suggerisce che una terraferma dalle ondate si deve difendere con delle barriere, delle scogliere, delle dighe. Non è così, non sono ondate, si tratta invece di flussi. Allora, se li chiamiamo propriamente flussi, non troviamo più l'immagine che li voglia strozzare, impedire, bloccare. Si tratta invece propriamente di flussi, di nuove energie, di nuova vita, di nuove forze che vengono a rinforzare le fibre di una comunità nazionale come la nostra, che è invecchiata, che produce poco lavoro manuale, che non si piega al lavoro manuale facilmente, che quindi utilizza milioni di braccia che vengono dal sud e dall'est del mondo. Utilizza a suo profitto milioni di queste braccia che non sono state invitate, sono stati appunto flussi che hanno rinnovato e rinnovano l'energia e l'economia di questo paese, ma appunto i poteri spacciano vocabolario falso e allora uno che è tenuto a usare con proprietà il proprio dizionario cerca di contraddire e di ribadire una versione diversa, una versione più appropriata della parola che riguarda per esempio i flussi migratori. Il fatto che la parola sia così priva di responsabilità però ha un vantaggio, diciamo, dal mio punto di vista, perché c'è una grande curiosità e un rinnovato interesse per l'uso di una parola non pubblicitaria, non politica, non economica, per l'uso della parola narrativa. Allora mi capita di andare in giro per dei festival di narrativa, di letteratura, di parola, anche di parola ragionata come il Festival della Mente di Sarzana. Ecco, di andare in giro in queste località dove si inaugurano degli incontri pubblici tra narratori, parlatori e persone venute ad ascoltare, e questi incontri sono gremiti, sono affollati. C'è una domanda di parole consistenti che portino responsabilità, non siano solo di semplice comunicazione, ma trasmettano, facciano avvenire uno scambio tra le persone che parlano e quelle che ascoltano. Dunque, anche se siamo in tempi ciarlatani, c'è uno spazio, una domanda per la parola giusta, per la parola esatta, per la parola che coinvolge, e io credo che la nuova gioventù di questo paese, oltre che sentirne il bisogno, riesce a trovare anche applicazione e a trovare gusto per questo nuovo tipo di parola. Cerchiamo di difendere la nostra integrità di persone anche attraverso il linguaggio, usando il linguaggio appropriato, il linguaggio più giusto. C'è una giustizia nelle parole o una ingiustizia nelle parole che dobbiamo riconoscere e dobbiamo rivendicare. Uno si impadronisce del proprio vocabolario a forza di leggere, a forza di leggere tanto. A me è capitato così sin da ragazzino, di imbottirmi la testa e anche di soffocare un po' del mio tempo libero, buona parte del mio tempo libero leggendo, leggendo, leggendo e straleggendo. E questo mi ha dato una
un diritto di cittadinanza dentro la lingua. Ecco, non sono un cliente della lingua, non mi faccio mettere in bocca le parole dall'imbonitore di turno, sono il proprietario della mia lingua, il residente della mia lingua e dunque ho una forza maggiore di protezione, ho degli anticorpi in più grazie al fatto che ho letto un sacco. Ecco, allora il mio consiglio unico e possibile è quello di appassionarsi di lettura e non far passare nessun giorno senza questa compagnia. Io sono uno che ha avuto fortuna con i libri, sempre attraverso questo sistema di passaparola, uno che ha letto una mia pagina, un mio libro, un mio racconto, poi lo ha consigliato agli altri. Ecco, il sistema di passaparola, questo meccanismo magnifico, orizzontale, da persona a persona, è il più efficace strumento di comunicazione che abbiamo. Passaparola.